Puoi guardare questo coso di sabbia che ha una forma particolare. Madonna, che perverso schifoso che sei, strecatto! 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 L'ho fatto con le mie manine. Ti denuncio alla polizia postale. Ragazzi, ben ritornati in un nuovo episodio di GTA Nascondino. Andatevi tutti a nascondere oggi. Diventeremo tutti dei beach pets. Beach pets. Sì, cosa sono? Diversamente dalla beach mamma di Alex, che è un'altra cosa. Beach pets sono i pedoni da spiaggia su GTA. Quindi oggi ci saranno da guardare delle chiappe. Nel caso in cui a qualcuno desse fastidio, lo dico. Un pervertito. Un pervertito. Allora ragazzi, io ho un piccolo motorino. Lo userò per un po', finché non mi stanco. La zona evale è molto vasta oggi, ragazzi, perché si può andare dal pontile fino a lontano dall'altra parte. Quindi potrete nascondervi bene. Non ce la farei mai. Questo è tutto dire. Fe, vuoi provocarmi come fai sempre? Ma che guarda, poi perdi? Sai, non ce n'è anche bisogno, perché questa volta, fratello, ci metto le mani sul fuoco che non mi troverai. Te le bruci le mani, veramente, è impossibile. Quelle manine impacciate, prive di pollice opponibile, perché l'evoluzione è stata avida con te. È vero, è stata molto avida. Intanto io inizio, guarda, siete tutti Lion. Ah, che schifo. Ieri ho giocato a nascondino con la mia dignità, ma non sono ancora io riuscito a trovarla. Ah, questa è carina, no? Non c'è mai esistito. Me sa anche a me. Tu che sei il massimo ricercatore, mi daresti qualche perla di saggezza per ritrovarla? Sì, ascoltami. Allora. Sì. Devi andare là dove tua madre trova le aquile, perché lei cosa fa? Fa che cos'è il verso dell'aquila? Faceva. Così tu vai là e vedi che troverai la tua dignità fosmarita, oppure troverai il meccanico. Una grazie mille. Questa signora, oh, siete veramente ben nascosti. I miei complimenti, perché oggi è difficile. Io inizio a seguire e pedinare qualcuna, giusto per capire. Ragazzi, se vedrete delle inquadrature di culi, non è colpa mia, è la modalità. Dove sei? Dai, vatti a vedere. Io non ti vedo ancora. Per caso? Questa che si è fermata, guardarmi. Oh, è sospetto chi si ferma. Sospettissimo. Però io non posso sbagliare. Ricordiamoci, volta scorsa vi ho dovuto implorare di darmi possibilità. Questa volta sarò serio. Non devo sbagliare neanche una volta, ragazzi. Quindi bisogna essere super seri. Però secondo me questa è. Secondo me dovresti cercare un po' me. No, vabbè, non ci credo. Hai barato palesemente. Pagliaccio sei. Beccarlo. Poi tu 3 secondi fa metto le mani in un po'. No, voglio ritornare. Non ce l'hai più le mani. Vai, ritorna, dai, ritorna, ritorna. Meno male. Però le mani sul fuoco non ce l'hai più, Non ce l'hai più. No, ma quell'uomo là, perché ho visto un uomo che aveva una maglietta nera e cammina bello veloce. Giusto per sapere, non gli sparo se, ma è uno di voi. Forse sta scappata te. Forse fa attività fisica, lascialo stare. È uno di voi. Potrebbe essere uno che ride. L'ho visto, no, che cammina molto spedito effettivamente. Non è nessuno. Allora questa non me la conto, perché Mario mi ha tirato è giusto. Mario, non sei lì con le bugie, non sei lì con le bugie. Assolutamente. Cosa fa? Mangia tutti. Devo andare via, Lion. Di là il soggiorno. Perché? Stanno giocando a beach volley. Perché? Sento mia madre che sta schiacciando le palle. Alex! Vabbè, ma non si può stare qui. E che rumore fa? Così. Ma allora può essere, effettivamente. Vado a giocare? No, non andare. Meglio di no? No, non andare, non andare. Non vado, lascia è una partita privata, anzi. Allora, ragazzi, essendo molto difficile e avendo Mario commesso un illecito, perché questo idiota te devono arrestare, ma tanto t'arriva il prima o poi, il conto, t'arriva nella vita il conto. Comunque, siccome è successa questa cosa, vorrei un indizio da uno di voi. Ah, te lo do io un indizio! Ma qua c'è un signore che è più de là che de qua, È uno di voi. No. Io Stefano. Indizio mio. No, però non lo dico io l'indizio. Mi sei calzini, vicino. Stanno depistando. Vicino quanto? Guarda un po' più a destra. Ha detto troppo, però basta. Da destra qui, in questa direzione? Sì. Sei questo uomo qui?
No! No, giuro, no, non ti farei mai sbagliare. Ma non lo so, sei questa donna lì? Sì, perché ti sei girata. Ti sei girata mentre io dicevo chi era. Quindi sei. Ma quale donna? Ti stai confondendo un po' con i pulsanti, vero? Facciamo così. Come facciamo? Cosa cosa penseresti se scoprissi che quel sedere è il mio? Quante S che hai detto, Sai cosa ti dico? Lo toccherei senza pudore. Dietro tuo permesso, naturalmente. Ma adesso. Sai, 800. Ma è bacetto, accesso. Perché Stefano, ragazzi, è brutto, Quando... La mamma dice di no. Ma la mamma non sa. In realtà ti scambiavano per la toiletta, te ti facevano i bisogni addosso, Che schifo! Allora, però due li ho trovati. Ho barato un pochetto questa volta, però. E adesso va serio adesso, perché giustamente poi nei commenti dicono: dai, un vero. Hai trovato solo i più scarsi! È vero. Ma sicuro che quello lì con i pantofole. Anna, non è che sei tu quell'uomo con le pantofole? No, assolutamente no. Ma perché so di chi stai parlando. In caso starebbe facendo un'emoto molto brutta, quindi no. E infatti è vero, non, voi non fareste mai le moto di fumare. Chi è che fuma? I idioti, gli stupidi idioti, le persone stupide idiote, non fumate. Vabbè. Ma questo qua col telefono che sta a fare le foto ai che porco! Cos'è, un volgare? Sarà uno come te. Ma questa signora sta urinando in piedi, ma che... Oh, qua i pedoni, ragazzi. Oh, inquadratura di piedi, attenzione. Vendere super. No, questo è palesemente uno di voi. Perché? Chi te l'ha detto? L'ho visto scattare. Hai scattato. Da un punto all'altro. Io te l'ho detto, e prima o poi i nodi vengono al pettine, hai capito? Nel gioco e nella vita, prima o poi ti paghi tutto, tu le paghi tutte. Ne altro, anche tu la madre passate, che sono. Mi ha detto che sono un brutto sfigato. È vero. E poi dipende tu da quei cazzi boni messi nudi. Te dico io che. Ma io. Se ha ragione il passante, sotterrati. Ho visto qua che c'è un uomo che corre con passo stranamente spedito. Però dai, neanche prima uno era molto veloce. È vero. Questo qua è uno di voi, questo. No. No, sembra nervoso però, l'ho penso da lontano. C'è una signorina con uno skateboard. Chi porta lo skateboard al mare? Zitto. Senti, difficile da individuare. Questo qua che sta in mare, mezzo in mare, questo invece? No, secondo me non è nessuno, Alex, in mezzo al mare. No, te lo giuro, veramente, No, in effetti sembra onesto. Cavolo, siete difficili, effettivamente. Siete difficili. Oh, mamma mia, stai correndo dietro di me. E quella lì con la gonnellina. Quale? No, quella gonnellina azzurra pervertella. Ma dove stai andando? No. Sei tu, palese. Non so quella, te lo giuro. Questa è un'altra, perché questa emoji del telefono. Se vai via, ti stai sbagliando, poi perdi pure. Sei tu red per caso questa signora? Assolutamente no, fratello. Sicuro. Alex, sei quella lì sul bagnasciuga, scappa, perché dopo vengo da te. No, forse no, invece, perché vedo che si è soffiata al naso. Red, stai. No! Io, ragazzi, these eyes li chiamavano clinic eyes perché mamma mia fanno la radiografia. Allora, chi altro devo trovare? Anna, perché ha pianto, perché non ha più le mani, perché poverino gliele ha bruciate, ha detto le metto sul fuoco. Piangino. Mamma mia. Allora, ragazzi, facciamo così. Qualcuno di voi mi vede in questo momento? Io sì, vedo di brutto. Ma tu sei morto. No, non sono mai morto. Allora, se mi vedete, per esempio, Strecatto, sei vicino o lontano da te, tipo? Sei tipo a 10 metri da me. Ma che sei questo? No, 10 metri li vedo un po' di più io. Ok, sei quella. No, però non posso dirti tutto. Sto andando in che... Ah, così? Meglio, ma no, è comunque acqua. Cazzo, sei... allora sono più lì, sei in quel gruppetto.
No. Sei quella, perché infatti non c'entra nulla nella conversazione. È un'aggiunta nella conversazione. Guarda come ti sei messa. Brutta che schifo. Pure il costume in tinta, ragazzi, che vanitoso. Hai sbagliato. No, no! Vabbè, però ho sbagliato solo due volte. Posso sbagliare una terza volta, mi ricordo io, vero? Sì, certo! È vero, no? Mi pare che era così, la regola. Sì. Ma perché non stai scappando? No, io sono mai scappato. Sei quella là con costume rosa, Stre. No, te lo giuro! Perché? Sei te, sei quella là lontano, Stre. Non sono lei. Stre, se mi stai ingannando, sei quella o no? Non sono lei. No. Eri tu. No. Ma come no? Però non vale. Non vale perché mi ingannava. Mi faceva l'inganno. È così. Sta confuso. Stre, devi fare il serio. Se uno ti fa una domanda, devi rispondere. Non sono nero lei. Sei questa. No. Stre, porca troia. Ma questo scemo stava parlando da solo da 10 minuti. Porca. No, questo lo sapevo che non era uno di loro. L'ho ammazzato per stizza. Ho fatto bene. È giusto. E gliel'ho rotta in testa la mazza. Così fa. Allora, chi rimane? Fean. Io. E Akale. Ti vedo anche. Oh, Alex, hai rotto le palle di esistere. Ma perché? Oh, mamma mia. Dammi un indizio, Alex. Guarda, se continui così. È questa. No, come stavi andando prima. Ecco qua. Non c'è nessuno qua. No, c'è tu non. Ti sei mimetizzato. Sono mimetizzatissimo. Verso destra. Tasto. Non ecco c'è qua. Nessuno. Come no? Ma che c'è qualcuno che. Ma che sei invisibile? Stai correndo troppo! Ma perché sei troppo mimetizzato, Lion? Ma che ma mistero? Dov'è? Ma non c'è nessuno. Ma stai imbrogliando! Sta parlando sicuro! Ma veramente! Lui sì che è bugiardo! Vuole farti perdere! Sei quella? No! Ti prego non sparare! Ti prego! Ma sei questa qui seduta? No, assolutamente! Bugatti. Ma che fai? Ma guarda, sei uno stupido perché non ti saresti mai dovuto alzare. Dovevi dissimulare. Tonto. Lo vedi perché tua madre va con tutti? Perché tu sei un figlio schifoso. A giocare a pallavolo si fa pallavolare. Le palle le prende al volo. Pure il palo della palla al volo. Così. E la rete la fa lei. Olè. Allora. Bisogna trovare Anna, che è introvabile ogni volta. È quel sfigato di con le mani bruciate, poverino, vicino. Perché ce le ha messe sul fuoco e se le bruciate come il Pinocchio. Tuo radar laionico già ti ha condotto perché ha detto che sei vicino. Anche è adesso sono vicino? Sì, abbastanza. E se vado in qua mi avvicino? No. Aia, allora se vado in qua mi avvicino? Sì, può essere. Ok. E mica quella sdraiata che volevo sparare prima. Ma perché io volevi sparare? Questa cosa che fa di così tanto male per essere sparata? Te lo spiego subito, perché effettivamente. Allora, questa qua è palesemente si sta toccando il ginocchio. Questa è caduta in terra. E si sta toccando il ginocchio. Quindi non è il posto giusto della spiaggia per fare questa animazione. No. No. Brutto scemo. È un altro. Peccato. L'abbiamo beccato. Rimane da trovare soltanto Anna, che è fortissima ogni volta. Vai. No, ma perché? Sfigato. Che paura, che paura. Esagerato. Sta andando nella parte sbagliata. Ah. E qui sei dall'altro lato. Ti posso dire? No, perché pure io? Ballavano. Oh, ma che vi pensate di essere? All'acqua pazza? Ma siamo in spiaggia! Allora, Anna, dici un indizio, per favore. Ti posso dire che, bene o male, ho assistito a tutte quante le altre uccisioni, tutte. Qui sei le centrale. Le fate quasi tutte davanti a me, sì. E questa tipa qua? Quella la tieni d'occhio da un bel pezzo. Questa ma no. Tipa qua? No, non sono io. E se stesse mentendo? Sei sul bagno asciugo? No, non mi piace stare vicino all'acqua. Poi mi si appiccica la sabbia sui piedi.
Sarai mica quel tipo malaticcio con un piede nella fossa? No, non sono io, quello lì, me l'hai già chiesto. Ma lo vedo molto bene così. Sei mica il bagnino. No, no. Anna. Dimmi, no, davvero, non sono io. Anche se dovrei lasciartelo sparare volendo, così vinco io. Eh sì, mi faresti perdere, effettivamente. No, perché? Aiuto! Silenzio che mi deconcentrate. Allora, qui non c'è nessuno, Anna. Nel bagno asciuga non sei. Sei sta tipa sdraiata qua? Oh, no, no. Ho detto di no, Ho capito che puoi mentire, però... Questa... Vuoi che mento tanto o commento poco? Non lo so. Quest'altra qua. Tutta no, questa. No. Con le chiappe all'aria. No. C'ha pure un tatuaggio. Fammi vedere che cosa c'ha tatuato. No! Un cuore. Non è la mirino, è sulla spalla. Volevo fare il pervertito, inquadravo le cuculette, no? E non l'ho fatto. Perché ora l'ho fatto, non l'hai fatto? L'ho comunque fatto per dimostrare quello che non avevo fatto. Ecco qua, bravissimo. Ecco qua. Allora, dammi un altro indizio. Non sei questo qua, sei questo scemo qua. Allora, lo vabbè, pugnalo. Dai, sono nell'area del... No! Sono nell'area del... quel tipo che sta vicino all'asciugamano azzurro con i pantaloni color sabbia. Questo. No. Quello malato. Ah, no, sei vicino a quest'altro. Sei vicino esatto a quest'altro. Qua sono sei. In quest'area. È sempre sono impossibile quest'area a trovare comunque, Sei questo. Non sono lui. Sei il vecchio malaticcio. A questo punto ormai è palese, no, Anna. Io lo ammazzo perché così, non ragazzi. Non sono io. No, è perso. Vabbè. Ho perso, mi sono tolto la soddisfazione. Ho perso. Adesso mi posso rivelare? Sì, comunque... ho perso, accetto la sconfitta. Sto migliorando, vedete ragazzi, ve l'ho detto che stavo lavorando su me stesso. Dov'è che era? Sono qua. Ma qua dove? La vedo. Non ti vedo. Sono stesso. Qui. Quella. Questa. Ma era impossibile. Ma io sono passato. Io mi ricordo che ero passato. Ho chiesto così. Mannaggia. Oh! No, Anna! Cosa c'è? Le emote, così ero! Fai le emote. No, devo guardare, fai non guardare emote. Aspetta, non riesco, io? Però guarda verso di là. Vai. Di qua, ok. A te, è difficile, ok. No! Posso smettere? No! No! Non bisogna guardare! Allora, ragazzi, round 2, venite tutti qua che dobbiamo accordarci su chi dovrà fare il cercatore. Ricordo che l'ultima volta il tuo round red era durato molto poco perché eri stato molto scarso e comunque avevi avuto poco sì, tempo. Sì, ma mi sono allenato, stavolta vincerò io. Hai comprato un monitor con più di 15 pixel? Sì, fratello, adesso puoi i colori. Bello. Allora, se ti metti faccia lì, noi ci intanto... Guarda in terra, guarda in terra. Guarda l'ombrellone. È fisso, non te fa vedere che te muovi perché... Guarda, mi arrabbio, se te faccio vedere. No, non mi muovo, te lo giuro, ma stavolta non c'è il bug, vero? Ma, no, stavolta no. Noi, ragazzi, diventiamo, okay. Invece, diventiamo... Subito tutti, ragazzi. Io ti piaccio, sono accanto a te. Guarda, mi fai schifo. Ma come? Quindi se puoi essere meglio lo preferirei, sai. Però so che... Io ti piaccio? Io fratello sono questo. Ma è la fiera della salsiccia accesa, ragazzi. Ci sono io! Oh, ciao. Vabbè, non diamo indizi a quello. Allora, ragazzi, io fossi in noi, terrei... È qualcosa tipo, in mano! Tipo questi, capito? Sti coltellini. Cosa sta facendo? Oh, una rissa da spiaggia. Allora, ragazzi, tenete questi coltelli. No, più piccoli, devono dare poco nell'occhio. Così. Ma hai detto coltelli? Zitto, non ti preoccupare. Ok, vabbè, così va bene, andiamo. Sempre in gang, Gang. Perché il coltellino è più piccolo del tuo? Perché si compara al resto delle tue dimensioni. Allora, siete pronti? Siamo pronti. Allora, sto giro vi becco tutti! Ragazzi, inversione di rotta. Uno di voi è questo qui sicuramente. Allora, io ti do un consiglio, ascoltami. Quando sì? identifichi un NPC che potrebbe essere uno di noi, guardalo a lungo, fissalo. Okay. Non distogliere lo sguardo in modo da carpire. Sai cosa vuol dire carpire?
Sì. Cosa vuol dire? Che lo guardo, no, e lo capisco. No, vuol dire cogliere, carpire le minime movimenti di questo NPC. Lo devi fissare, capito? Per vedere se è congruo con la locazione, con quello che sta succedendo. Capisci sto che imbecille. Andiamo, andiamo, andiamo. Muoviamoci sempre in stormo, ragazzi, eh. Limitrofi, ma non troppo. Cos'è successo, Ed? Ti ho ammazzato. Devo fare un disegno. Chi è che mi ha ammazzato? Io personalmente. Perché l'hai fatto? Perché mi fai schifo. Lo doveva fare. Tu devi essere attento. Guarda. Stavolta ti carpisco, però. Ti fisso e ti faccio innamorare. Allora, quell'NPC che stavi guardando, sei convinto che non è uno di noi, oppure c'è ancora il dubbio? Non lo so, forse devo carpirlo meglio. Guardami nelle pupille dei miei occhi. No, devi guardare le mani, i movimenti, se sono congrui con la spiaggia. Cosa si fa in spiaggia di solito? Ti nuota, questo è troppo vestito, prendo la pistola. Ok, ma magari sta... cosa sta facendo? Non... sta guardandomi. Ho capito. Sì, ma stava facendo qualcosa, no? Sì, sta facendo... cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Sta guardando. No, cos'è? Ma non lo puoi guardare. Dai, vai, vai. Allora, quello non è Red, è morto, quindi stai tranquillo che non era. Mi sa che il monitor non va bene lo stesso, oppure non va bene il cervello. Secondo me un paio d'occhiali ti servono a te. Vai, allora cerca un altro, quello non era. Ah, forse è una ragazza. Magari. Prova. Questa qui, la carpisco di brutto. Va bene, fatti vedere però non carpire troppo, che poi chiama la polizia, Posso farle un balletto? No, devi cercare. No. Già fai schifo, vedi di trovarci, per favore. Secondo me si è dimenticato cosa stiamo facendo. Ma ti ricordi che stiamo a fare il balletto? Scemo di guerra, cosa stiamo facendo? Sì, adesso vi trovo. Non si troverà mai, fratello. Non mi scappate. Dai, che sarebbe anche ora, di vederti vincere. Inversione, inversione. Guarda, c'è qualcuno che fa il tifo per te a casa, Pochi. Arriva, vero? Lo faccio per voi. Chi è questo? Guardalo bene. Ti capisco, guardami in faccia, non guardare il telefono. Bro, scusa, ho capito che io arrivo sempre alle spalle, però avrai carpito un po' l'aspetto di questa mora che ti pugnala. Un'ombra e poi mi ritrovo pugnalato. E come possiamo risolvere? Non pugnalarmi più, no? Ma tu fai schifo, sei scarso. È scarsissimo lui. Ma la mia possibilità. Va bene. Ah, il monitor è ancora troppo piccolo, secondo me. Ma cosa cammina velocemente? È eccessivo! Questo è un passo svelto! Guarda come cammina! Secondo me ci hai trovato, Davvero? Sì, fatti sotto! Chi è questa? Ma ragazzi, pugnalamolo! Sto sfigato di merda! Madonna, che spino! Vabbè! Chi è mo? Io! Anna, chi è stato questo stupido? Io no! No, io! Ma questo qua con le puppe appese, ma chi è? No, io! Red, ascolta, io veramente faccio il tifo per te. Ma tu la rendi proprio difficile. Vuoi impegnarti? No, adesso miglioro! Questo qua è un fucile! Ma che c'era quasi, però! Sparami, no! Ma non ti vedo! Ma è scarso! Se è un fucile, sarà mai un NPC? Potrà essere! Ma magari sei nel corpo di polizia! E cosa ci fai in spiaggia, in costume? La sicurezza, fratello! In spiaggia? Da chi ti protegge? Da me? Sì! Questo è il fucile! Però stavolta ti ha visto prima. Dai, ti giuro, non ti sparo. Vuoi che non ti sparo più? Devi chiedere. Chiedimi tu quello che come vuoi. Va bene. Cosa? Sommo Lion, puoi per favore non spararmi più in onore dei castelli di sabbia. Allora, Red. Ma perché? Non posso farti questa promessa. Ma come? No, non l'ho neanche visto. No, fermo. Chi è questa? Chi è la donna? Chi è? Non sono io. Ma cosa volevi? Volevi metterti a 90 gradi. No! Indecente! Mamma mia! Red, basta! Questa è la pistola! L'ho trovato! Questa è la pistola, te lo giuro! Mi sparo! Basta! Non puoi giocare più! Per me è indecente! Non puoi giocare più! È scarso! Non puoi giocare più! Ma chi eri tu? Sei questo! Quella che ti ha pugnalato 12 volte, che ti ha sparato 4 e poi ti ha risparato altre 4 volte!
Sei stupido. Pensavo di avergli fatto qualcosa no, di basta, cattivo. No, basta, sei stupido. Difficile. Sei stupido. Scassone. Sei stupido. Oh, non voglio più averti come amico. Ti tolgo da tutto. Sei in arresto. Sei tu questo, io lo so. Sei posa l'arma subito. Io? Ti ho detto che hai perso. Oh. Ho capito. Non è che puoi giocare dopo che il gioco è finito. Va bene. Non giochi più. La prossima volta. No, non ce n'è più prossimo. Non giochi più. Ma sei troppo scarso. Sei stupido. È troppo scarso. È stupido anche. Ma ragazzi, di migliorare. Scrivete Red stupido nei commenti, che no! Così si rende conto. Stupido. Per oggi ci fermiamo. Fateci sapere se volete vedere altri nascondini, magari la prossima volta con gli animali. Però senza Red, perché è stupido. E no, Lion, perché? Out.